Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Registriamoci. Oggi siamo qui con la seconda parte di come editare, mettere a posto, mixare, far di tutto sulle nostre batterie a casa nostra. Ricordiamo perché è nato questo video e anche la prima parte di questo video. L'obiettivo non è fare il disco della vita, l'obiettivo non è far milioni di vendite. L'obiettivo è spiegare a voi che siete a casa, che magari vi state cimentando nel mondo della registrazione, come registrare delle batterie in maniera più o meno decente, come ottenere anche un suono più o meno decente che può andare bene per esempio per delle cover su YouTube, per fare la demo della vostra band, ok? Bene, andiamo su Cubase e andiamo ad ascoltare quello che abbiamo registrato la scorsa volta e poi vediamo cosa fare. Ok, non mi sembra male. Allora, la prima cosa che andrei a fare è creare due gruppi, uno per gli over e uno per tutta la batteria. Quindi premo su T, su Cubase, per creare una traccia, gruppo e ne creo due. Aggiungo le tracce, me le porto qua sotto perché mi è più comodo, le rinomino, over e drums. Ok, ora mandiamo i due over dentro OH. Tutti gli altri pezzi della batteria dentro drums e poi OH lo mandiamo dentro drums. In questo modo qua le modifiche che andrò a fare su OH influiranno sui canali OHL e OHR, quindi praticamente se io per esempio abbasso questo fader in realtà è come se andassi a abbassare questi due fader contemporaneamente, ok? E invece le modifiche che farò su drums prenderanno tutta la batteria, ok? Prima di fare qualsiasi modifica ai suoni andrei a far bene i volumi, quindi tiriamo giù il fader di OH, kick, snare, tiriamo giù tutti i fader e partiamo dall'inizio. Quindi premo play, mettiamo in loop questa parte qua, ok, tiriamo sul nostro mixer e partiamo dagli over, che non si sentono, perché se non metto in solo, anzi possiamo togliere anche il solo. Ok, teniamo un volume più o meno decente, aggiungiamo la cassa. Ok, snare up. Aggiungiamo anche la cordiera. Come uno. Ok, vado a pannare ancora il tom 1 a sinistra perché lo sento troppo al centro. Ancora un po'. Ok, timpano. Un po' di meno. Ok, togliamo il loop, ascoltiamo tutto. Ok, non mi sembra male, una piccola cosa che vi dico, solitamente quando registrate lo snare up e lo snare down, uno dei due microfoni li dovete mettere in controfase. Vi faccio sentire, se io metto in solo snare up e snare down e premo play, ok, così sono normali. Adesso ho girato la fase. Sentite che i suoni non si annullano più a vicenda, mentre prima si annullavano a vicenda. Faccio risentire prima. Sentite che il rullante sembra più piccolo. Rimetto.
Ok, questa cosa qua succede molto spesso quando due microfoni sono vicini. Quando due microfoni sono vicini, molto probabilmente per fare in modo che non si annullino a vicenda, bisogna invertire la fase di uno dei due. Ok, adesso che abbiamo fatto i volumi, andrei a mettere un equalizzatore su ognuno dei nostri pezzi della batteria e andrei a togliere le frequenze che non ci interessano e esaltare invece quelle che ci interessano. Quindi insomma, andiamo a fare un po' di pulizia. Partiamo dalla cassa. Io come equalizzatore utilizzerò il Q8 della Waves, voi potete usare quello che volete, intanto non cambia molto l'uno dall'altro. Ok, ascoltiamo. Ecco, innanzitutto andiamo a togliere, ecco, sentite, questa qua è la cosiddetta scatola. Questa qua io la tolgo sempre che è bruttissima. Via. Ok. Andiamo a esaltare un po' le basse. Ok, cerchiamo anche la punta della nostra cassa. Eccola qua. Ascoltiamo senza e con. Mi sembra molto meglio con l'equalizzatore. Ok, passiamo al rullante. Altro Q8. Cerchiamo sempre la famosa scatola. Eccola qua. Via. Andiamo a dargli un po' di brillantezza. La brillantezza di solito sta intorno agli 8.000-10.000 Hz. Eccola qua. Anche un po' di corpo. Quindi un po' di basse. Ok, andrei a tagliare invece le frequenze sotto i 90 Hz che non ci interessano. Ok, ascoltiamo la differenza con... senza. Ok, mi sembra molto meglio. Ok, cordiera del nostro rullante. Qua solitamente io taglio tutto ciò che sta sotto i 200 Hz che non ci interessa. Andiamo a cercare la scatola. Eccola qua. Via. Andiamo a dargli un po' di brillantezza. Ok. Proviamo a mettere insieme rullante e cordiera. Ok, mi piace. Ascoltiamo la cordiera con e senza Q. Prima. Dopo. Ok. Tom 1. Proviamo ad ascoltare. Andiamo a cercare... mettiamo in loop questa parte qua, che è dove il nostro tom viene suonato. Ok, lo rimetto un attimo al centro così lo sento meglio. Poi lo rimettiamo di là. Q8, andiamo a togliere, a cercare sempre la nostra scatola. Questa qua non mi piace. Via. Ok, andiamo a dargli un po' di brillantezza. Ok. Un po' di basso, vediamo. Che brutto è. Ok, tagliamo sotto i 60 Hz. Ovviamente non ci interessa. Proviamo a sentire con e senza. Con, senza, con, mi sembra molto meglio. Timpano, li mettiamo qua intanto a meno 50, ok, quindi L50 come era prima.
timpano, rimettiamo un Q8, rimettiamolo un attimo al centro. Cerchiamo sempre la nostra scatola. Questa frequenza qua non mi piace. Via. Andiamo a dargli un po' di brillantezza anche a questo. Non troppa. Ok, un po' di basse. E anche qua taglio sotto quello che c'è i 60 Hz, che non mi interessa. Sentiamo la differenza con e senza. Con. Senza. Con. Senza. Con. Ok, mi piace. Andiamo sugli over. 4. Cerchiamo sempre la nostra scatola. Eccola qua. Via. Togliamo sotto i 150 Hz circa. C'è un po' di pulizia, un po' di brillantezza anche agli over. Ok, prima, adesso, ok, ora proviamo a riascoltare la nostra batteria con le modifiche e prima delle modifiche. Vediamo cosa abbiamo fatto. Tolgo il loop. Qua la batteria dopo le modifiche. Prima. Dopo. Andrei a dare un po' di volume in più al timpano. Anche un po' al rullante. Abbasserei leggermente gli over. Timpano, ricordiamoci di ripannarlo di là, ci siamo dimenticati. Piace. Prima di concludere questo video, però, voglio andare a fare ancora un paio di piccole modifiche. Innanzitutto, aggiungere una piccola equalizzazione sulla traccia gruppo drums, quindi il gruppo che avevamo creato prima, dove ci vanno tutte le nostre tracce di batteria. E poi aggiungerci anche una piccola compressione, che ha l'obiettivo di tirare fuori un po' più i transienti della nostra batteria, quindi la punta della cassa, il battere del nostro rullante. Ah, se non sai come funziona un compressore, qui in alto ti lascio un video molto interessante che spiega cos'è e come funziona. Vedrai che ti piacerà. E poi, come ultima cosa, andrei ad aggiungerci un po' di riverbero. Perché no? Magari ci piace. Partiamo dall'equalizzatore, io vado sempre ad aggiungere il Q8 e vado a cercare da subito quella famosa scatola di cui parlavamo anche prima. Vediamo se c'è qualcosa in giro. Questa frequenza non mi piace troppo. A toglierla leggermente. Cerchiamo la scatola. Eccola qua. Abbassiamo leggermente, non troppo. Andrei a schiarire leggermente sugli 8000 Hz tutta la batteria.
anche un po' più in su. Ok, un po' di basse. Ok, sentiamo la differenza. Senza. Con. È un po' più chiara, mi piace. Senza. Con. Ok. Andiamo ad aggiungere il compressore, utilizzerò quello di Cubase. L'obiettivo è quello di tirar fuori i transienti, quindi la punta della nostra cassa, il battere del nostro rullante, ok? Proviamo a sentire la differenza con. Senza. Ok, sento molto più presente la punta della cassa e anche il battere del rullante. Mi piace. Ok, proviamo a sentire rispetto all'inizio com'è. All'inizio avevamo questa batteria. Adesso. Andrei a abbassare leggermente adesso il volume del rullante che è un po' troppo alto col compressore. Ok, ultima cosa che ci manca, il riverbero. Io utilizzerò il riverbero degli Abbey Roads, sempre della Waves. Voi potete fare degli esperimenti, provate anche magari con i riverberi integrati delle vostre DAW. Vedete cosa salta fuori. Ok, quindi... tasto destro, aggiungi un canale FX, Abbey Roads, dov'è? Eccolo qua, Reverb Drums, aggiungi una traccia, carico un preset già pronto, drum bass, metto l'analog a zero, proviamo ad ascoltare. Ok, andrei a tagliare un po' di bassi sul nostro riverbero. Anche qua vado a cercare la famosa scatola. Ok. Ultimissima cosa, poi vi lascio prima di concludere il video. Mancano un po' di riflessioni. Cosa sono le riflessioni? Le riflessioni della stanza. Come avete visto nella prima parte, abbiamo registrato in una stanza molto piccola e trattata acusticamente, che ha pochissime riflessioni al suo interno. C'è un modo per ricreare queste riflessioni. Se io aggiungo il plugin della Waves che si chiama Reverb, questo qua, ok, e lo chiamiamo riflessioni... drum. Ok, prendiamo la stanza più grande, che se non mi ricordo male è lo studio A, e mettiamo il riverbero a zero. Adesso sentiremo soltanto le riflessioni della stanza. Vi faccio sentire. Sentite che non è un riverbero, sono solo delle riflessioni. Ok, rimettiamo il volume delle drums a zero.
la differenza con le riflessioni. Senza. Con. Sentite che con le riflessioni sembra uno strumento più completo, sembra uno strumento più vero. Senza le riflessioni sembra una batteria un po' più finta. Senza. Con. Ok, andiamo a riaggiungere anche il riverbero. Su un po' troppo. Bene ragazzi, anche per questo video è tutto, spero che il tutorial sia stato utile e fatemi sapere voi nei commenti anche cosa ne pensate, soprattutto tu che magari sei appena entrato nel mondo della registrazione e stai guardando questo video, fammi sapere se questo tutorial ti è sembrato utile e se ne vuoi degli altri. Bene, ci vediamo in un prossimo video ragazzi, fate tanti esperimenti, provate, prima o poi sicuramente qualcosa di buono ne salterà fuori. Ciao!